Francesco Pignatelli, piacere di rincontrarti in questa edizione con una Barcellona particolarmente frizzante. Il mondo della sposa sta un po' cambiando, senza dubbio, con una energia positiva. Che tipo di energia esprimi in questa collezione? Il mondo della cerimonia o del bridal è partito leggermente in ritardo rispetto a tutto quello che è successo nel mondo, quindi diciamo che adesso noi stiamo cavalcando sicuramente l'onda dell'euforia, perché è tutto ricominciato e quindi si torna a lavorare di nuovo con un ritmo che ci piace. Quello che abbiamo cercato di portare in pedana è esattamente questo, questa gioia di fare questo tipo di lavoro e di cercare di mischiare e di essere il più fluidi possibili. Abbiamo tessuti da donna su abiti da uomo, colori da uomo su abiti da donna. Ecco, appunto, voi siete sempre stati protagonisti nel mondo della sposa, sia per la parte maschile che per la parte femminile, due parti che adesso sembrano non essere, cioè non esistere più, questo binomio non è più scisso. Quindi nella tua collezione come l'hai interpretato questo cambiamento epocale, sociale, se vogliamo, culturale, ben prima che fashion? Diciamo che per quelli della mia generazione è una cosa che abbiamo dovuto imparare, quindi quello che c'è di buono è che se noi lo impariamo per le prossime generazioni tutto questo sarà molto più semplice. La visione ovviamente ora, avendo imparato questo tipo di discorso, non può essere più così stretta o classica come eravamo abituati magari a farlo fino a ieri, quindi appunto come dicevo prima l'idea di poter utilizzare colori da uomo su abiti da donna o molti degli abiti da uomo che abbiamo realizzato con tessuti da donna, alcune forme che abbiamo utilizzato per la donna del pantalone derivano proprio dalla sartoria maschile, dalla nostra sartoria, quindi abbiamo cercato in questa maniera di essere un pochettino più fluidi e ampi possibili nella proposta. Nearly 10 years together. Sarete un po' anche da apripista tanti altri brand che invece ancora raccontano una tradizione un po' diversa, la tradizione più ortodossa, diciamo, del matrimonio civile o cattolico che sia. Sì, è una tradizione che c'è, un classicismo che è sicuramente molto forte, specialmente in alcuni paesi, in Spagna, in Italia ad esempio, è sicuramente così. Noi ci proviamo a lanciare un messaggio, d'altronde se non fai mai un passo avanti rischi di rimanere sempre fermo nello stesso punto dell'anno prima. Esatto, a tal proposito, parlando di mercati, ti faccio questa domanda: qual è in questo momento il mercato più forte per voi, ma che accoglie anche meglio le voci, cioè proprio che si sposa meglio con il vostro stile? Sicuramente. Solo in termini di numeri, proprio in termini di affinità. Allora, sicuramente per quello che è la tradizione, il mercato italiano e spagnolo, o comunque tutti i mercati latini, hanno una predisposizione al nostro prodotto molto più vivace rispetto agli altri. La metamorfosi che stiamo avendo, i cambiamenti che stiamo cercando di attuare, credo che in futuro ci porteranno a essere anche più presenti in alcuni altri mercati che oggi magari non sono proprio il fiore all'occhiello del nostro business. Grazie mille Francesco per questo bellissimo show e per aver condiviso la tua esperienza, grazie. La tua visione, grazie. Mi è piaciuto il suo osare, stando insieme a me per tanti anni, ha preso un po' una stagione, un po' un'altra ancora, ha messo tutto insieme. Think I'm gonna stay. Think I'm gonna stay right. Sono stato il primo ad applaudire. I think I'm gonna stay. Think I'm gonna stay. Right here. Been 10 years together. Yeah.